Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo il Lorenz. E che robe? Oggi siamo qua a commentare gli spoiler di Modern Horizon 3. I pre-spoiler che abbiamo esatto, in anteprima dal Belgio. Gli spoiler anche dei box dei Commander. Scusate, gli spoiler delle scatole dei mazzi Commander, quindi andremo a speculare su cosa ci potrà essere dentro. Un like se vi piace questo tipo di video e partiamo subito col primo mazzo. Mazzo Creative Energy, colore Age Sky, blu, rosso e bianco. Energy counter, powerful payoff. Quindi dal disegno sembra proprio Kaladesh. E dall'energy counter si capisce che lavorerà sulle energie. Esatto. Quindi nel giro di poco tempo ritornano le energie prepotentemente. Per due volte, tra l'altro, cioè con Fallout e con Modern Horizon. Quindi andranno a metterle magari anche nel set principale, ma può sicuramente... essere. All'epoca che giocavamo standard le energie erano veramente forti. Sgrave, infatti mi rifiutavo di giocarle. Quindi può anche essere che dicano facciamoci qualcosa in Modern Horizon 3 con le energie perché sono veramente forti. Sono e intanto forti. Ci piazzano un mazzo Commander che così abbiamo le carte vecchie di Kaladesh e Rivolta dell'Etere. Mm-mm. Abbiamo le carte di Fallout, escono qua e quindi per i commanderisti ci piazziamo lì. Esatto, un'altra tematica nuova, succulenta che può piacervi, anche perché le energie sono dei segnalini che ci permettono di attivare effetti non utilizzando il mana, quindi tanta roba, cioè una risorsa in più che arriva quasi dal nulla, quindi questo mazzo potrebbe essere veramente forte. Da quello che abbiamo capito fanno la versione normale, speriamo che non abbiano i prezzi di Commander Master perché erano 90 euro, alti. 100 a mazzo sono scandalosi. Ci sarà anche la versione full foil come avevano fatto per Warhammer 40.000, quindi la versione del Commander Special. Quindi tutti foil. Non oso pensare quanto possa costare, comunque a noi non ci interessa niente. Infatti non la prenderemo mai. E niente, comunque questo mazzo secondo me è da recuperare già appena possibili gli spoiler, perché cioè appena possibili le prevendite, perché secondo me questo sarà molto molto succulento. E poi Modern Horizon con i mazzi Commander può essere anche un modo per avvicinare i giocatori di Modern al Commander e viceversa. Ma comunque, insomma, diciamo che è una mossa commerciale particolare. Vediamo cosa salta fuori. Altro mazzo che abbiamo in anteprima è il Tricky Terrain, Ramp Land e Grow Value. Questo qui è un mazzo che, come ha notato che robe, dall'immagine... sembrerebbe proprio l'elmo della moltitudine. Un artefatto che incanta per mani, si incanta equipaggia e al pre-combat ti fa la copia della creatura, cioè all'inizio della combat ti fa la copia della creatura incantata che non è leggendaria e quindi è fortissimo, dal cioè, disegno è forte. Sembrerebbe che ha un mazzo che si basa anche sulle copie, un esatto. Simic dove rampi e fai value fai probabilmente copie. Facendo copie, quindi pensiamo che sia una cosa di questo tipo. Terzo mazzo, Graveyard Overdrive, Fill Your Graveyard, quindi riempi il tuo cimitero, e Avenge the Dead, quindi giochi con la morte, quindi probabilmente è un mazzo Reanimator classico che lavori col cimitero, come tutti i mazzi classici, cioè i Jund solitamente hanno a che fare col cimitero, di solito. Questa triade di colori. Comunque diciamo che questo e quello Simic probabilmente non sono i più succulenti, come il primo che abbiamo visto di energie, esatto. E come il quarto, l'Eldrazi Inquisition. Start Small e Eldrazi Smash. Mazzo Pentacolor Colorless, quindi c'è dentro tutto. Ci sono tutti i colori e richiamerà magari, ipotizziamo visto che c'è un colorless lì a caso, ci sono 5 colori e sono gli Eldrazi, e rievocherà la vacuità, quindi quegli Eldrazi colorati ma che sono delle carte in colori, esatto. Anche se hanno un costo colorato nel costo di lancio o nelle abilità attivate. Quindi probabilmente sarà un comandante a 5 colori Eldrazi che ci permette di giocare tutte le carte. Ma saranno vacue perché altrimenti diventa un po' un problema che siano Eldrazi. Comunque in questo qua, come sappiamo, gli Eldrazi fanno gola a tutti. E recuperatelo in prevendita, se no rischiate di fare la fine del mazzo dell'anno scorso, che oggettivamente era abbastanza forte. Però non hanno fatto tutte queste cose sconvolgenti dentro, non tutte diciamo queste come cose valore. Sconvolgenti, però era il discorso è forte. Che la Wizard non può fallire due volte a fila. Cioè, ci ha fregato con Commander Master, ci fregherà anche con Modern Horizon 3. Chi lo sa? Perdono completamente la fila. Cioè, si giocano il loro pubblico. Secondo me è un modo che hanno pensato per rimediare agli errori di Commander Master.
Io la vedo così, perché non ha senso fare i mazzi Commander in Modern Horizon altrimenti. Secondo me devono rimediare, speriamo che ci diano 4 bei mazzi. Speriamo che diano anche un prezzo accessibile. Speriamo che diano un prezzo accessibile, sarà dura, sarà durissima, non bisogna illudere nessuno. Poi, nel set normale di Modern Horizon, ristamperanno anche le 5 fetch che mancavano dal primo Modern Horizon. Quindi, cioè, sapete che tornano le fetch. Vediamo anche delle terre full art, per quelle ormai non fanno più notizia, ci sono infatti, in tutti ci i set. Sono dappertutto, ormai te le tirano dietro. E quindi ristampano le fetch che fanno sempre bene, so che tutti le volete per potenziare troppo i vostri mazzi Commander, quindi avete modo per recuperarle sul secondario o nelle buste. Altre carte che hanno spoilerato adesso che sono veramente interessanti, abbiamo Emrakul, The World e New. Costa 12, è un 12-12. Quando lanci questa magia, prendi il controllo di tutte le creature controllate da un giocatore. Cioè, quindi tu già basta che lo casti. Bannato. Tu lo lanci, prendi il controllo delle sue creature. Per sempre. Prendi il controllo, non c'è una condizione. Fine turno. Lo counterano, fa lo stesso. Il primo effetto parte anche se te lo counterano. Mm-mm. Devono counterarti l'abilità proprio. Mm. Quindi devono avere un veto sull'abilità di Emrakul, se proprio vogliono evitare questo. In più, visto che non basta che un 12-12 che prende tutte le creature degli avversari. Di un avversario, vola a protezione dalle magie e dai permanenti che sono castati in questo turno. Protection for spell and from permanents. The dual cast this turn. Quindi questo. Come fai a farlo fuori se ha protezione dalle magie e dai permanenti che sono stati lanciati in questo turno? Quindi, forse intende il turno in cui è entrato? No, il turno in corso. È un bel problema allora. È un bel problema. Quello che entra nel turno in corso, lui è protetto. Devi farlo fuori con delle creature quindi che sono già in campo dal turno prima. Le rimozioni non funzionano. Mm. Le vrate sì, perché sappiamo che la vratta bypassa la protezione. Però questo Emrakul è un bel problema. Lo banneranno subito. Probabilmente c'ha la ghigliottina sulla testa. Poi, quando lascia il campo di battaglia, sacrifica tutte le creature che controlli. Vabbè, un piccolo malus direi che ci sta anche. E però a Madness paga 6 mana in colori. Quindi se lo scartate, invece di pagarlo 12, lo pagate 6 e fate un disastro. Pericoloso. Pericolosissimo. Pericolosissimo. Consiglio mio, commanderisti, non prendetelo, perché questo qui veramente è troppo, secondo me. Troppo. Questo non è troppo, sicuramente. È il vecchio Ajani. Rifatto il Planeswalker Ajani alla modalità dei Planeswalker classici di Origins, ovvero con la loro parte originale creatura e poi con una condizione che si gira, dietro c'è il lato Planeswalker, quindi bello, perché Ajani non era in quei 5 originali, ma comunque il sentimento che abbiamo per Ajani è come se lo fosse. Costa 2-1-2, quando entra crea un gatto guerriero 2-1 token. Quando uno o più altri felini che controlli muoiono, puoi esiliare Ajani. Poi fallo tornare sul campo di battaglia trasformato sotto il tuo controllo. Quindi è una condizione anche abbastanza facile, perché ti fa già l'altro gattazzo. Mm-mm. E quindi il micione, se in qualche modo ci lascia, possiamo flippare subito Ajani. Flippandolo è bianco-rosso, entra con 3, più 2, metti un +1/+1 su ogni felino che controlli. Con 0 crea un felino guerriero token, 2-1. Quando lo fai, se controlli un permanente rosso oltre ad Ajani, quel felino fa danno pari al numero di creature che controlli a qualsiasi bersaglio. Però, quindi con 0 fai felino e spari danno se controlli un altro permanente rosso oltre ad Ajani. Potente. Per ogni felino, oltretutto. Mm. Quindi un mazzo felini dove c'è anche il rosso. Quindi si discosta dal classico bianco-verde. Mm. Col -4 ogni avversario sceglie un artefatto, una creatura, un incantesimo, un planeswalker tra i permanenti, tra i permanenti non terra che controlla, puoi sacrificare il resto. Insomma, anche quello, al -4 non è difficile, è abbastanza basso come costo. Si fa subito, +2/-4 resterebbe ancora vivo se riusciamo a proteggerlo, sì. Però gli restano una creatura, un artefatto, un incantesimo, un planeswalker, quindi non è che fa una bella pulizia. Beh, dipende, toglie, in campo. Puoi togliere tante cose, può togliere tante cose. Non però dice each opponent shows, quindi solo gli avversari.
Quindi tu rimani con quello che noi hai. Noi rimaniamo con tutto, gli altri si fanno un po' di piazza quindi pulita. Quindi se noi avevamo qualcosina per proteggercelo, è più facile poi ritornare su. Assolutamente, assolutamente. E ultima carta che prendiamo in considerazione in questa analisi è la ristampa di Priest of Titania. Carta elfo fortissima, perché costo 2, 1, 1, tappa, aggiunge un mana per ogni elfo sul campo di battaglia. Carta che stragiocata in Pauper, non so se si gioca anche in altri formati, ma sicuramente... Nel tuo Commander Elfi? Nei mazzi Commander Elfi ci entrano. Io nel Commander Elfi ce l'ho già... Voi però avete un'ottima occasione per recuperare la Priest of Titania Uncommon così tirata sull'unghia. Bene, che robe, cosa, qualche parere generale su questo set? Sembra interessante. Ecco, speriamo. Speriamo. Sarà sicuramente molto oneroso ed sì. È la cosa meno interessante. La quella. Cosa meno interessante. Comunque vedremo di recuperare qualcosina anche per Modern Horizon. Eh già, sicuramente. Direi che anche per oggi dall'antimeta è tutto. Al prossimo video.